Questo video lo pubblichiamo qui su Italiamo Insieme, ma è un video personale, io sono Pamela Testa. Qualcuno fece finta di non capire quel 9 ottobre perché noi, io, Giuliano ed altre persone decidemmo di andare in corteo verso la CGIL, tengo a specificare corteo autorizzato. Qualcuno ad oggi ancora lo critica e lo ha criticato e tanto. Ci ricordiamo benissimo le dita puntate del mainstream verso le parole dette da Giuliano sul palco di Piazza del Popolo quel giorno contro la CGIL e contro Landini. Oggi noi che cosa dovremmo dire? Che forse avevamo ragione? Forse siamo stati un pochino più lungimiranti? Avevamo visto oltre? Vedere la CGIL sostenere il banchiere Draghi e Landini supplicare l'uomo del Britannia conferma ancora una volta che i lavoratori italiani sono stati traditi e venduti. Che col 9 ottobre noi avremmo dovuto inchiodare la CGIL alle sue responsabilità sul Green Pass. Quel 9 ottobre a Roma non c'è stata nessuna devastazione, non c'è stato nessun devastatore, ma eravamo esclusivamente, e dico esclusivamente, 100.000 dissidenti che avevano gridato lavoro e libertà e che avevano capito che la CGIL e il signor Landini sono nemici del popolo italiano. Faccio vedere un piccolo video per non dimenticare. Oggi noi faremo la storia! Politici venduti, sindacati asserviti, mainstream, giornalisti, giornalai vari, se lo mettano bene in testa, non siamo più disposti a fare passi indietro. Oggi l'Italia si riprende la libertà, si riprende il lavoro. Concludo nel dire, mettetevelo bene in testa, che non eravamo disposti prima a fare passi indietro e neanche oggi, neanche dopo le infami carcerazioni che ci avete fatto passare. La gente come noi non molla mai.